Ciao a tutti, allora eccoci per quanto riguarda il secondo video sulle idee dei regali di Natale e questo è quello che ci tenevo un po' di più a girare perché è un po' insomma come ormai avete un po' capito tutti quanti, mi sono un po' fissata per quanto riguarda la casa, quindi quello che vuol dire decorarla, quello che vuol dire arredamento, quello che vuol dire accessori per la cucina, eccetera. Quindi era il video che diciamo che probabilmente sarà forse il più ricco e più denso. E iniziamo subito perché non voglio perdermi in troppe chiacchiere. Allora, per quanto riguarda il reparto casa, abbiamo un mondo davanti a noi, nel senso che diciamo che è quello che ci permette un pochino più di scelta e secondo me dei budget veramente diversi fra loro. Partiamo dai budget un pochino più bassi, nel senso secondo me si possono fare tantissimi pensieri per la casa a dei costi veramente irrisori e vi parlo tra anche diciamo 5 euro e anche meno. Ad esempio, mi viene in mente che potrebbero essere delle cose molto molto carine, molto particolari. Ho visto da Tiger delle tovagliette fatte, le classiche tovagliette da colazione fatte rettangolari, che vengono, mi pare, 1 euro, se non mi ricordo male, di diversi colori, dove voi potete inserire 4 foto. Ora mi pare che il formato sia 10x15, ma non vorrei dirvi una scemata. Che possono essere simpatiche, magari da regalare a vostra mamma, a vostro fratello, insomma, è un regalo che può andare bene un po' per chiunque ed ha veramente un costo minimo se avete le foto o comunque dovete stamparle. Comunque riuscite a stare in una cifra, diciamo, entro i 5 euro perché è veramente molto molto carina. Io l'avevo visto un paio di anni fa, mi pare che forse l'avessero fatta anche per San Valentino, fatta una roba del genere. Però è molto carina, magari se volete fare un regalo a una persona che magari non riuscite a vedere tutti i giorni, con magari le vostre foto messe insieme, molto molto particolare. O in alternativa, sempre a dei costi veramente bassi, almeno io vi parlo qua di Genova, quando ci sono i mercatini. Ci sono vari stand dove fanno dei mug personalizzati, quindi delle tazzine da caffè, da tè, insomma, eccetera, dove magari potete scriverci il nome, oppure ci sono anche, io mi ricordo che l'anno scorso c'era un banco in questo mercatino dove praticamente c'erano set di articoli di legno con inciso varie cose, molto molto carini, molto personalizzabili, lì forse si saliva un pochino più di prezzo e nel caso sono anche molto carini. Ho visto le tazze da colazione, quelle di Mr. Wonderful, con tutte delle scritte strane e ne avevo viste anche alcune del sito Ducor, mi pare che si chiami, su Privalia, molto molto carino, hanno tantissime cose personalizzabili e anche lì forse in questi ultimi due saliamo un pochino più di fascia di prezzo, però ad ogni modo credo che si possa tranquillamente fare una cosa a sé, sempre per quanto riguarda dei regalini semplici e low cost, che però ora ve la butto qui, però girerò un video a parte, quindi credo che lo vedrete successivamente domenica in uscita. Riguarda il do it yourself. Do it yourself che possiamo realizzare ad esempio dei vasi, esistono tantissimi vasi carini che possono essere utilizzati come dei centrotavola oppure per arredare magari un mobile, eccetera, che potete decorare a voi il vostro piacimento con magari dei purpurri, dei petali. In questo caso io vi farò vedere alcune cose che ho creato, magari con della sabbietta colorata, delle conchiglie, insomma, cose molto carine, molto semplici, che hanno dei costi veramente bassi. Io, ad esempio, avevo speso più o meno, diciamo, per tutto il necessario, vi parlo sui 6 euro, però con la sabbietta e le conchiglie si possono fare più di una composizione, però questo qua poi lo vedremo a parte successivamente nel video che andrà online appunto domenica. Quindi volevo solo accennarvelo perché potrebbe essere un'idea molto carina se magari dovete fare anche un regalo, diciamo, un pochino più impersonale, magari cosa ne so, a vostra suocera, comunque una persona che non conoscete tanto, potrebbe essere una cosa carina e simpatica ad un costo veramente contenuto. Per quanto riguarda invece cucina, accessori per la cucina, eccetera, qua c'è un mondo davanti a me perché in particolare, ora stavo guardando giusto prima di registrare il video, il sito di Maison du Monde e a parte che, oh mio Dio, cioè per Natale regalatemi veramente un buono da spendere dentro Maison du Monde e volendo si potrebbe anche fare.
Perché ci sono tantissime, ma tantissime, ma tantissime cose molto interessanti. E sempre per quanto riguarda appunto le tazze o comunque per quanto riguarda idee simpatiche per la colazione, ci sono tantissime tipologie di set da caffè e non set da caffè, ma anche set da tè. Diciamo di 4 di 6 tazzine in fasce di prezzo fra i 12 e i 20 euro, dipende un po' da quante tazzine è composto, perché ho visto 7 da 4, 7 da 6, molto carine, molto in stile Maison du Monde, non so come dirvelo, con diciamo il proprio porta tazzine fatto cilindrico, veramente molto molto carini, di ogni stampo e fantasia, molto belli. Se no, in alternativa, quello che io vorrei proporvi è: ora aspettate che devo spostare tutto perché altrimenti volevo darvi un po' un esempio. Potrebbe essere una cosa carina regalare magari questa combo qua di tovaglietta con la scritta Enjoy the Little Things in coordinata alla tazza. E qua più o meno dovreste spendere, se non mi ricordo male, sui 6-7 euro, perché se non mi ricordo male la tazza viene 3 euro e non vorrei dirvi una cavolata, ma anche la tovaglietta dovrà venire la stessa cifra. Cercherò di verificare, comunque nell'info box vi lascio tutti i link come solito di Se riferimento dovete per i ordinare set. online, Online, approfittatene di ordinare sì. adesso, metà mese, perché chiaramente poi andando sotto il periodo delle feste si rischia che ci sia un sovraccarico di corrieri, spedizioni che magari non partono, tutta una serie di cose, magari rischiate di arrivare il giorno di Natale che non potete dare il regalo alla persona in questione, quindi sarebbe un peccato. Quindi magari approfittatene, o se avete magari questi negozi vicini, magari il mio consiglio è di andare personalmente in negozio a prenderla anziché ordinare online, che è sempre diciamo la scelta migliore. E sempre per quanto riguarda Maison du Monde, appunto esistono anche tantissimi altre tazze con scritte, diciamo bicchieri da caffè di quelli termici in stile americano, le bottigliette quelle Ce l'ho ideate fatta in che ora questo, sta faccio modo qui, vedere. insomma da Maison du Monde secondo me potete sbizzarrirvi un po' per quanto riguarda qualsiasi cosa, diciamo c'è per ogni fascia, per ogni prezzo, sono anche molto carini, ci sono anche dei bicchieri se non mi ricordo male, almeno c'erano l'ultima volta che ci sono andata, ma credo che facciano parte della collezione permanente, ad esempio per il mojito, per il gin, con tutta appunto la ricetta scritta, molto molto carini. E ci sono anche tantissime latte fatte diciamo in stile quelle che io ho messe qui dietro. Vabbè, io queste qua le avevo prese da Lidl, però da Maison du Monde ce ne sono tantissime fatte magari per le caramelle, magari se dovete fare un regalo a qualche bimbo potrebbe essere carina magari anche una di quelle confezioni con all'interno tutte le caramelle, non lo so, potrebbe essere un'idea un po' simpatica. E diciamo che per quanto mi riguarda, se dovessi scegliere tra IKEA e Maison du Monde dove orientarmi per fare i regali di Natale, voterei mille volte Maison du Monde in questo caso, perché magari IKEA potrebbe essere un pochino più, non so, forse più impersonale, però magari se sapete che una determinata persona magari ha bisogno di qualcosa di IKEA, il mio consiglio è regalare sempre un bel buono, così vi togliete da tutto, anche perché sinceramente non c'è qualche cosa, diciamo, tanto sfiziosa da essere, secondo me, magari essere interessante come regalo. Questa mia opinione personale. Sempre per quanto riguarda Maison du Monde, ma passando un pochino di più a quanto riguarda decorazioni, che può essere magari per la camera, per il salotto, eccetera, e questo qua l'avete visto in uno degli ultimi video messo dietro di me. È questo cuscino qua con la scritta sempre Enjoy the Ci Little sono tantissime Things federe e all'interno tantissimi tipi di imbottiture, quindi insomma potete trovarne delle più variegate per quanto riguarda aiutatemi Maison du Monde, ma nel caso anche sul sito di no, di Zara Home, di H&M Home, ce ne sono tantissime dei costi abbastanza simili a quelli di Maison du Monde. Io ho speso più o meno sulla decina di euro, mi pare che venisse a 4 euro l'imbottitura e 7 euro la fodera. Chiaramente se l'imbottitura non vi serve non siete obbligati a comprarla, quindi questo appunto andava fatto. Non volete spendere insomma tanto magari per regalare una candela o qualcosa del genere, sono anche carine queste qua fatte così,
che si possono acquistare chiaramente normalmente dai cinesi. Questa qua mi era stata regalata insieme ad altro quando sono venuta a vivere qua da una ragazza che conosco. È fatta così, molto semplice, potete metterci all'interno una candela che volete e sicuramente i prezzi sono molto inferiori rispetto a Maison du Monde e anche da Yankee Maison du Candle. Monde. Secondo me le Yankee Candle hanno più una funzionalità decorativa, anche se per quello che pagate le Yankee Candle magari sfruttatele. Sempre un'idea molto carina potrebbero essere diffusori di essenze tipo questo qui. Io questo qua l'ho preso da Casanova, però il diffusore di essenze, diciamo, ha un po' un contro. Il contro è che, diciamo, che la profumazione che magari può piacere a voi non può, magari non piace alla persona a cui è andata a fare il regalo, quindi qua rischiate di cadere un po' magari in un regalo che non viene apprezzato. Però magari se sapete che una determinata persona è appassionata di lavanda, ve la butto lì e sapete che comunque magari ha altre candele o altri diffusori di essenze in quella tipologia là, potrebbe essere un'idea carina e sicuramente molto molto economica. Io questo qua ad esempio l'avevo pagato sui 3 euro, più o meno è tutto un kit molto carino, ma ci sono di tantissime altre marche e di tantissime altre fasce di prezzo, quindi diciamo anche superiori. Ad esempio da Coin Casa ce ne sono veramente tantissimi di ogni tipo e molto carini. Secondo me il periodo ideale per sfruttare di queste cose è durante i saldi perché vi tirano fuori veramente l'impossibile. Sempre per quanto riguarda la cucina, ormai passo da una stanza all'altra, dimenticavo questi mug qua fatti a bicchiere con la cannuccia che sono adorabili. In particolare a me questo set qua da 4 mi è stato regalato dalla mia amica Valentina, grazie Vane ancora, quando sono venuta a abitare qui. E sono molto carini, sfiziosi per l'aperitivo, per metterci dei succhi, per metterci delle centrifughe, per tutto quello che volete. Lei mi ha regalato il set, quello da 4. Ho visto che in ogni negozio, ogni shop online, anche Tiger mi pare che ce l'abbia, sono disponibili un po' in tutte le tipologie. Esistono fatti quelli col fenicottero, ora da Tiger ho visto quelli con le facce, c'è anche qualcosa in tema natalizio, quindi molto molto carini e può essere un'idea molto carina magari per chi sta mettendo su casa regalare qualche cosa di simpatico. E sempre un regalo che mi è stato fatto, banalissimo, però io l'ho apprezzato veramente tanto, il set diciamo di presine e guantone da forno che io sto amando alla follia con queste presine qui perché le posso impugnare così a differenza di quelle che ho preso. Diciamo che io ho, che sono quelle che vi ho fatto vedere nel video dell'organizzazione della cucina, diciamo fatte a stampa come la tovaglia, che può essere anche quella un'idea carina. Magari vi rimando al video della cucina, dell'organizzazione della cucina per vedere un po' le fantasie, o se no vi carico 2 o 3 foto. Ho preso tantissimo per il set. Io avevo preso, vabbè, al di là della tovaglia, avevo preso la tovaglia, le presine, il guanto da cucina, lo strofinaccio grembiule. Insomma, io avevo preso un po' di cose, però può essere un'idea molto molto carina se sapete che comunque appunto c'è qualcuno che sta mettendo su casa, oppure un regalo un po' particolare per se sapete che c'è qualcuno che ama, diciamo, abbinare le fantasie della tovaglia anche al resto degli strofinacci, eccetera, quindi può essere una cosa molto carina e anche qua come spesa può essere abbastanza variegata. Infine, e sicuramente mi sono persa tantissime cose anche perché sta per arrivare mia madre, quindi vorrei sbrigarmi a finire di girare questo video, tra parentesi. Altra cosa interessante potrebbe essere regalare delle cornici. Vanno tantissimo queste cornici multifoto in qualsiasi stile, cioè in stile shabby chic, cioè in stile, non mi viene minimal. Quello geometrico, ora non mi viene, nordico, scusatemi, in stile nordico c'è, in stile bianco molto minimal, esempio c'è di ogni tipo. Io avevo preso, che ho messo all'ingresso e devo ancora comprarci le foto da mettere dentro dopo 7 mesi che sono qua, questo set qua c'è un stile un pochino più shabby, fatto appunto con questo filo qui e queste cornici in legno fatte di questa colorazione qua, mi pare che ci fossero anche in bianco, con formato foto 10x15. Io l'avevo presi dal cinese. Comunque il sito AdiTrend, io ho trovato un sito che ha un sacco di queste cose, di questo marchio. Magari se volete uno stile un pochino più minimal, ma insomma abbastanza grosso, impegnativo, da IKEA c'è questo qui, che è questo portafoto che io vi ho fatto vedere durante uno dei video haul, che devo appendere assolutamente sopra il divano.
in formato 13x18 le foto, può essere insomma magari un'idea appunto carina se volete mettere diverse foto fra loro oppure creare anche qualcosa non necessariamente con delle foto ma con delle stampe un po' particolari se avete diciamo uno spazio abbastanza grosso in una parete da riempire. Potrebbe essere un'idea abbastanza scontata, insomma magari voi vi direte, però diciamo che anche per quanto riguarda cornici e portafoto multipli c'è di ogni fascia di prezzo. Quello che vi ho fatto vedere prima l'avevo pagato intorno ai 4-5 euro, questo qua di IKEA l'avevo pagato 7 euro anziché 9 perché era in offerta Fine, in quel se periodo. volete. Prendere un qualcosa da sfizioso, sempre per quanto riguarda le pareti, esistono tantissimi, tantissimi, tantissimi adesivi murali che vanno veramente, credo che sia forse nel Ci periodo sono più. tantissimi siti dedicati, molto spesso escono anche su Privalia e su Dalani delle promozioni a riguardo, ma in particolare ci sono alcuni siti, insomma, anche su AliExpress, però AliExpress ormai secondo me siamo veramente troppo in là per fare gli ordini, ma se cercate online esistono tantissimi siti che fanno adesivi murali con delle frasi, con delle semplicemente delle stampe molto molto carine, può essere un'idea insomma un po' carina per poter decorare la casa. In alternativa vi posso anche proporre le tue varie targhette, non so, quelle che avevo io, ho io in casa, ad esempio, messe in cucina con tutti i vari menu fatti in ardesia particolari che possono essere carine, magari anche di quelle vi lascio insomma una foto qua se non avete visto il video sull'organizzazione della cucina. In alternativa potete puntare un po' sugli accessori da cucina. Ultimamente, allora, ci sono tantissime promozioni a riguardo su Dalani e su Privalia, però anche lì il discorso è sempre questo, delle consegne garantite per quanto riguarda entro Natale, però va un po' a fortuna, quindi insomma non saprei insomma se consigliarvi o meno di acquistare in questo momento online, però in alternativa nei vari negozi ci sono tantissime cose molto interessanti, cosa ne so se sapete che magari un amico ha bisogno, cosa ne so, di un elettrodomestico che magari potete trovare comunque in fasce di prezzo abbastanza accessibili. Esistono tantissimi, appunto, non vi dico robot da cucina perché siamo un po' su di fascia. Magari questo per i mariti, regalare un robot da cucina alle vostre mogli, fidanzate, potrebbe essere un'idea molto carina. Però magari, cosa ne so, per quanto riguarda cosa ne so, sbattitore elettrico, queste cose qua, diciamo il mixer ad immersione, la pentola a pressione, sono tante cose che magari possono essere molto carine, molto apprezzate, specie magari per chi appunto sta traslocando o comunque ha bisogno di creare qualche cosa di diverso E in nulla cucina. ragazzi, io spero di avervi dato qualche spunto interessante anche a questo giro. Probabilmente ci sarebbero altri milioni di idee che io potrei darmi, però in questo momento il tempo un po' stringe e ho paura di dilungarmi troppo. Quindi io spero di avervi dato qualche dritta e insomma fatemi sapere un po' se questi consigli vi sono stati utili e ci vediamo con il terzo video che riguarderà abbigliamento e accessori. Quindi ci vediamo con la prossima fase finale del video dei regali di Natale. Un bacio, ciao!